Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo del metodo che utilizzo io normalmente per perdere peso. Non vi parlerò di diete, non sono un nutrizionista, non sono un dietologo, non sono un medico. Vi parlo semplicemente da nuotatore, triatleta e ciclista che nel corso dell'anno deve tenere sotto controllo il suo peso per evitare eccessi e perdite troppo eccessive. Il metodo che utilizzo è il metodo, diciamo così, delle rinunce. È un metodo molto semplice, ma che ha grandissimi risultati se protratto nel tempo. Per portare avanti questo metodo occorre impegno, forza di volontà e costanza. E i cambiamenti che farete alla vostra dieta sono talmente piccoli che se protratti per un periodo molto lungo vedrete che il vostro peso scenderà o quantomeno si manterrà stabile. Ogni qualvolta devo perdere qualche chiletto, inizio questo metodo delle rinunce. Ad esempio, rinuncio a fare colazione al bar prendendo semplicemente a casa un caffè e, se proprio ho fame, delle fette biscottate con basso contenuto di zucchero, basso contenuto di grasso e della marmellata senza zuccheri aggiunti. A questo punto è chiaro che se ogni mattina rinuncio alla brioche e al cappuccino preparato con latte intero, assimilo molte ma molte meno calorie. La stessa cosa la faccio ovviamente anche durante il giorno: a merenda un frutto, a pranzo al massimo uno yogurt, quindi niente gelati, niente snack, niente di niente, e la sera allo stesso modo non prendo il dolcetto, diciamo così, rincuorante, rassicurante prima di andare a letto, ma a quel punto posso prendere semplicemente un caffè decaffeinato con cui chiudo la mia giornata. Bene, a conti fatti ho eliminato una brioche la mattina, un cappuccino la mattina, un dolcetto a merenda, il gelato che normalmente si può prendere quando non si sta sotto controllo calorico a pranzo e, diciamo così, un altro dolcetto alla sera. Bene, con queste 4-5 rinunce che si riescono a fare abbastanza semplicemente nel corso della giornata, vedrete, e l'ho sperimentato io sulla mia pelle, perché da gennaio ad aprile ho perso 5 kg semplicemente togliendo questo e facendo una moderata attività sportiva, si riesce a tenere sotto controllo il nostro peso senza rinunciare a tutto il resto. Cioè, non sono regimi calorici molto stringenti, non è una dieta che esclude molte cose, esclude semplicemente quello che non serve, come dolci, snack, brioche e quant'altro. Ovviamente, se pensate di perdere molti chili in poco tempo, questo metodo non fa il caso vostro. Questo metodo va bene se il periodo in cui avete intenzione di perdere peso è molto lungo, parlo di 4-5 mesi. Io, come vi ho detto, da gennaio ad aprile, mantenendo comunque costante la mia attività fisica e rinunciando a questi 4-5 punti che vi ho detto nella mia giornata, sono riuscito a perdere 5 kg. Ok ragazzi, per oggi è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate e come voi vi approcciate al mantenimento o alla perdita del peso. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento, alla prossima, ciao!